Lo studio Checkmate 025, pubblicato esattamente 3 anni fa, il 5 novembre del 2015 su New England, primo nome Mozart, è uno studio randomizzato di fase 3 in cui poco più di 800 pazienti venivano divisi e randomizzati a ricevere o everolimus o nivolumab. Erano tutti pazienti con istologia cellule chiare, potevano aver praticato uno, massimo due linee di terapia con anti-VEGF e la randomizzazione era 1-1. L'endpoint primario dello studio era la sopravvivenza globale, endpoint secondari erano il response rate, la progression free survival e la tollerabilità. Lo studio è stato nettamente a favore del braccio nivolumab versus everolimus in termini di endpoint primari, con circa 26 mesi di sopravvivenza per il braccio sperimentale rispetto ai poco più di 19 mesi del braccio di controllo, quindi con un delta di circa 6 mesi. Sostanzialmente confermano i dati pubblicati nel 2015. Nivolumab si è dimostrato superiore a everolimus in termini sull'endpoint primario della sopravvivenza, con un delta di circa 6 mesi a favore del nivolumab, poco più di 25 mesi verso 19 mesi. Ma il dato importante che viene confermato nell'update è che il numero di pazienti viventi a 3 anni è 39% rispetto al 30% dei pazienti che avevano praticato everolimus, considerando che c'era anche la possibilità per i pazienti che erano stati arruolati nel braccio everolimus di shiftare a nivolumab. E si conferma la migliore tollerabilità del nivolumab rispetto ad everolimus. Le tossicità irreversibili in nivolumab erano solamente quelle di tipo endocrino, peraltro facilmente gestibili con opportuna terapia sostitutiva, ma la gran parte delle tossicità si sono dimostrate per nivolumab reversibili, prontamente reversibili, se andiamo a vedere anche i tassi di discontinuazione dei trattamenti legati ad eventi tossici, e sono di gran lunga, sono inferiori nel braccio nivolumab rispetto a everolimus. E anche e soprattutto direi i dati relativi alla valutazione dell'impatto sulla qualità di vita sono nettamente a favore di nivolumab rispetto ad everolimus.